Bracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi con dei baffi discutibili. Quello di oggi sarà un video ricchissimo. La settimana scorsa abbiamo visto quali sono i migliori giochi per Nintendo Switch in formato fisico e oggi invece è il turno delle migliori offerte digitali. Su eShop è infatti attiva fino al 29 dicembre una campagna sconti dedicata proprio alle vacanze natalizie che propone numerosi sconti su titoli di terze parti. E grazie all'aiuto di Deku Deals scopriremo quali sono dei veri affari e invece quali sono delle spese evitabili. Questa serie in realtà va avanti da un po', quindi recuperatevi anche le precedenti puntate attraverso la playlist dedicata per scoprire quali sono un po' gli indie da recuperare assolutamente. Io cercherò di ripetermi il meno possibile rispetto ai precedenti video, ma come al solito ogni vostra segnalazione è ben accetta. Fatemi sapere nei commenti se ci sono dei titoli che magari non ho citato in questo video che secondo voi vale assolutamente la pena da prendere in sconto. Bene, prima di iniziare però ce la facciamo ad arrivare a 30.000 iscritti prima della fine dell'anno? Manca veramente pochissimo, secondo me ce la possiamo fare, quindi mettetevi immediatamente in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Se è la prima volta che vedete un video di questa serie vi starete chiedendo cos'è Deku Deals. Se invece siete degli spettatori di lunga data trovate come al solito tutti i capitoli con i relativi timestamp per saltare questa introduzione. Dicevo, Deku Deals è una piattaforma che organizza e sistema in modo molto più funzionale tutto il database dell'eShop Nintendo Switch. Lo store di Nintendo infatti è un vero inferno da navigare e non è semplice filtrare le proprie ricerche per cercare qualcosa di specifico e anche una cosa banale come dare un'occhiata alle nuove campagne sconti in realtà non è così semplice. Per fortuna viene in nostro aiuto Deku Deals, questo sito amatoriale che permette di fare tutto quello che non è possibile fare su eShop. Su questo sito infatti possiamo filtrare con molta efficienza ogni nostra ricerca secondo dei parametri scontati, banali, ma anche intuitivi e estremamente funzionali che ci permettono di trovare esattamente quello che stiamo cercando, anche se non sappiamo di cosa si tratta. E una delle caratteristiche fondamentali è che c'è una scheda prodotto super approfondita che ci torna estremamente utile perché possiamo vedere lo storico dei prezzi per capire così se effettivamente l'offerta che è in corso in questo determinato periodo di tempo è veramente conveniente oppure si tratta di un prezzo che si è già visto in passato e quindi non c'è nessuna fretta di usufruire di questo sconto. In più, vedete, questa qua è una pagina prodotto tipo, ci sono tantissime informazioni anche sul lato sinistro per farci un'idea su un gioco che magari non conosciamo così bene. Quanto ci si mette per finire un gioco tramite l'integrazione con una long to beat? Quali sono le lingue supportate? Quanto pesa il download, fondamentale su una console dallo spazio interno di archiviazione limitato come Nintendo Switch? E anche quanti giocatori sono supportati sia offline che online? Insomma, Deku Deals è perfetto per farsi un'idea immediata su quello che stiamo per comprare e soprattutto se vale la pena farlo. Oggi passeremo in rassegna la sezione Hottest Deals, filtrando soltanto i contenuti digitali, e in particolare mi concentrerò sui giochi che riportano la dicitura lowest price ever, ovvero il prezzo più basso di sempre, in modo da consigliarvi di video in video sempre qualcosa di diverso, ma ovviamente poi ci saranno dei consigli che ritorneranno anche dalle precedenti puntate. E partiamo da Tales of Vesperia Definitive Edition, che si trova al prezzo più basso di sempre, appunto, a soli 7,49€, meno 85%. Io ve lo consiglio caldamente, non l'ho giocato in prima persona, o meglio, giocai alla versione originale su PlayStation 3 o Xbox 360, non ricordo dove l'ho giocato di preciso, forse lo giocai su Xbox 360, sì. Questo qua è uno dei Tales più amati dalla critica e anche dal pubblico, è considerato un'ottima transizione nel mondo dell'HD e inoltre piacque molto anche per la scrittura e per sia della storia che dei personaggi. Ora, è il prezzo più basso di sempre, anche se insomma più o meno si è già visto intorno
insomma, sotto ai 10 euro. Io ve lo consiglio soprattutto se siete curiosi di provare Tales of Symphonia, ma magari il prezzo iniziale del gioco che sta per uscire non vi convince pienamente. Vesperia è un ottimo modo per avvicinarsi alla serie dei Tales of, in generale un ottimo JRPG di stampo classico, ma allo stesso tempo anche molto action. Così come vi consiglio Sid Meier's Civilization, spero si dica così, 6. Ora, per quanto riguarda questo tipo di strategici, ovvero quegli 4X, dove le 4X non ricordo assolutamente cosa significano, sono una capra assoluta. Ho veramente poca esperienza, ma state sicuri che se c'è un titolo di riferimento all'interno di questo genere è quello della serie di Civilization, dove il sesto capitolo è l'ultimo uscito, ma nel corso degli anni è stato aggiornato, tanto che ancora oggi, fino al 2023, continuano a uscire delle espansioni. Questa qua è il prezzo super scontato a soli 6 euro della versione base, a cui però, se volete, vedete il prezzo è proprio crollato, potete aggiungere i DLC, tra cui l'Anthology Upgrade Bundle, che comprende tutti quanti i DLC usciti fino ad ora e fa alzare il prezzo di parecchio, ma perché l'esperienza base viene proprio espansa a dismisura, triplicata praticamente, e con un 25 euro totali vi portate a casa l'esperienza completa per quanto riguarda questo sesto capitolo. Avevo un po' di dubbi sull'edizione Switch, perché solitamente questi titoli pensati per mouse e tastiera poi, quando passano su console, subiscono delle importanti modifiche al sistema di controllo e molto spesso non per il meglio. Non l'ho provato in prima persona, però da quanto ho letto dalle recensioni, porting sembra fatto in modo egregio e ne guadagna particolarmente in modalità portatile, perché viene sfruttato in modo molto intelligente il touchscreen della console. Unico punto a sfavore, a quanto pare, è che in modalità portatile la batteria si consuma estremamente velocemente. Sappiate questo, è un ottimo porting, 6 euro, prezzo più che accettabile. Poi vi consiglio sempre, va bene, Inside e Limbo a questo prezzo si vedono sempre. Se non li avete mai giocati, prendeteli, sono 2 euro che, insomma, spesi benissimo. Ma vi straconsiglio anche due prezzi più bassi di sempre per i due titoli di Yooka-Laylee, perché se siete amanti dei platform, questi due giochi sono perfetti. Però c'è una sostanziale differenza tra i due. Il primo, ovvero Yooka-Laylee, è un collectathon in 3D, mentre il secondo, Yooka-Laylee and Impossible Lair, è un platform in 2D ispirato alla serie di Donkey Kong Country, quella apparsa su Super Nintendo, poi rivitalizzata su Wii e riuscita su Wii U e riportata anche su Switch. Tra i due, il vero capolavoro, perché si parla proprio di un capolavoro, è The Impossible Lair. Ve l'ho consigliato più e più volte, platform bellissimo, una grande cura sia nel level design ma anche nel sistema di controllo. Insomma, è proprio, non voglio perdere più di tanto tempo su questo titolo perché già ne ho parlato tantissime volte, ve lo straconsiglio. C'è anche un'edizione fisica che non si trova a prezzi esorbitanti, ma 4,49 euro di sicuro è il prezzo più basso di sempre, e se il vostro intento è giocare questo gioco, fatelo, prendetelo adesso in sconto, avete tempo fino al 4 gennaio. Poi abbiamo sempre degli sconti che si vedono molto spesso. Abbiamo il prezzo più basso di sempre per Yoku's Island Express, un altro titolo che vi consiglio sempre, ma visto che adesso è praticamente regalato, di solito si trova a 4,99, questa volta addirittura un euro di meno, 3,99. Fatevi un favore, prendetevi Yoku's Island Express, se non sbaglio c'è anche una demo disponibile su eShop. Si tratta di un Metroidvania coloratissimo, divertente, dalle atmosfere molto lontane da quelle che ci si aspetta da un esponente di questo genere, ma questo in realtà è un titolo sperimentale, sì, a tutti gli effetti, nella sua semplicità è molto sperimentale, perché in realtà è un ibrido tra un flipper game e un Metroidvania, appunto, o meglio, è un flipper inserito all'interno di una struttura di level design tipica di Metroidvania. Non vi devo dire di più, è veramente divertente per quanto breve, ma insomma, per 4 euro potete anche prendervi il rischio di fare un acquisto a vuoto e di provare un gioco che non vi piace, ma se volete proprio eliminare qualsiasi tipo di rischio, provatevi la demo e vi fate un'idea perfetta di quello che è il gioco nella sua interezza. Valkyria Chronicles, e poi mi sembra dopo ci sia anche Valkyria Chronicles 4. Sì, sono due RPG tattici super interessanti, il prezzo è ultra conveniente, fossi in voi ci butterei un occhio, ma ora arriviamo alle vere scoperte, perché questa qua, come andremo a vedere, in realtà è una campagna sconti dove ci sono tanti titoli
che o io non ho mai visto o che pure non sono mai stati messi così bene in sconto e che quindi per me sono delle vere e proprie novità. E la prima di queste è Huntdown a soli 3,99 euro. Incuriosito da questo titolo me lo sono andato a cercare e questo sarà di sicuro uno degli acquisti che farò anche io. E si tratta di un run and gun vecchio stampo, un po' alla Metal Slug o se vogliamo alla Contra, che ha preso votoni ovunque e da amante del genere non posso che essere felicissimo. Devo essere sincero, dalla copertina non gli avrei dato veramente due spicci, non gli avrei dato una lira, o non lo so, o qualche altra valuta che non esiste più, ma vedendo soprattutto il trailer di presentazione e le recensioni è esattamente il tipo di gioco che mi fa impazzire. Poi con una forte estetica ispirata ai film action degli anni 80, le citazioni sono palesissime e super divertenti da riconoscere, e si può giocare anche in multiplayer locale. Quindi questa qua è una sfida, è una scommessa che mi prendo anche io. Per me Huntdown è uno dei titoli più interessanti a essere in sconto adesso ed è un acquisto che farò. Sono curioso di sapere se anche a voi stuzzica un gioco del genere. Abbiamo poi super sconto per Rogue Legacy, titolo di cui mi avete parlato tantissimo quando abbiamo visto l'annuncio del secondo capitolo recentemente all'ultimo Indie World. Una serie che non conoscevo minimamente, è in tutto e per tutto un roguelike di stampo classico che però innesta al suo interno delle meccaniche da RPG classico con punti esperienza, equipaggiamento eccetera eccetera. Molti di voi ci hanno passato sopra centinaia e centinaia di ore e non mi è difficile crederlo, visto che un buon roguelike può diventare una vera e propria droga. Nell'attesa di mostri sacri del genere, come può essere un Hades 2, questo qua potrebbe essere il gioco perfetto per passare il tempo durante le vacanze natalizie. Ancora una volta, 3 euro è un rischio che uno si prende senza alcun problema e poi magari scopre anche un titolo super interessante e a quel punto si può iniziare a valutare l'acquisto del secondo capitolo. Eccolo qua di nuovo Limbo insieme a Inside, che stanno sempre in coppia, 0,99 più 1,99 di Inside, si portano a casa due capolavori senza tempo. Poi scendendo giù abbiamo due Metroidvania molto diversi tra di loro ma che meritano entrambi di essere provati. Il primo è Blasphemous, non sono sconti diciamo assurdi, ma visto che abbiamo parlato in questa prima pagina già di un Metroidvania di tutto rispetto, ovvero Yoku's Island Express, se cercate invece qualcosa di più adulto e più truculento e anche molto più difficilotto, Blasphemous è un ottimo acquisto in questo senso, soprattutto se amate questo tipo di pixel art stra ispirata. Certo è bello cruento, ma soprattutto ha un combat system difficile, impegnativo, ma a me dispiace dirlo, a volte un po' scorretto. C'è quel tipo di difficoltà artificiale dettata più che altro dalla difficoltà proprio nel comandare il protagonista, forse a conti fatti lo rende effettivamente un Souls-like in tutto e per tutto, soltanto che in 2D. Comunque è un titolo da provare. Allo stesso modo Axiom Verge è forse uno dei capolavori indie di questo genere, esteticamente rimanda forse più al mondo degli 8-bit, ma qui abbiamo un level design proprio di quelli stra classici alla Metroid, ma veramente un'opera sconfinata. Non lasciatevi ingannare dalla presentazione che potrebbe farvi pensare a un retro Metroidvania eccessivamente derivativo o non particolarmente ispirato. Axiom Verge è uno dei giochi più interessanti degli ultimi anni e ancora devo provare il secondo capitolo. Se cercate un gioco di corse automobilistiche un po' caciarone, come si dice a Roma, Hot Wheels Unleashed a 12,49€ è un buon prezzo, anche in edizione fisica non si trova mai così basso. Ho sentito parlare abbastanza bene della conversione per Switch, anche se non l'ho provata in prima persona. Poi mi sento di consigliarvi, perché no, Gator Boto, bellissimo, prezzo più basso di sempre, 1,99€, si parlava di Metroidvania semplici, carini e immediati, e Gator Boto è proprio uno di questi, a suo modo diversissimo da uno Yoku's Island Express, ma io mi ci sono divertito tantissimo, se vogliamo ancora più corto, infatti mi ricordo come un'esperienza di quelle brevissime. Però se cercate un Metroidvania in miniatura proprio, però pieno di idee carine e divertenti soprattutto, questo qua ve lo consiglio, non è difficilissimo anche se ci sono delle boss fight interessanti e poi ha delle meccaniche di gameplay molto particolari, perché appunto il protagonista è questo gattino che è all'interno di un mech, di un esoscheletro.
ma allo stesso tempo si può uscire dall'esoscheletro per attraversare i passaggi più angusti, però si rimane completamente indifesi. È un'idea di game design molto, molto interessante. Se avete giocato Stray e cercate altri giochi da gattari, questo è perfetto. Grandissimo gatto roboto. E poi ho letto molto bene di questo Paradise Killer, che però non ho avuto l'opportunità di provare, e si tratta di un'avventura grafica di un murder mystery, ovvero di una di quelle narrative dove bisogna scoprire chi è stato l'assassino o comunque il perpetratore di un efferato crimine. Lo stile estetico è particolarissimo e mi ricorda da morire Neon White, anche se le due opere poi non hanno nulla a che fare tra di loro, e le recensioni ne parlano molto bene, sia per la scrittura molto esuberante, per uno stile estetico particolarissimo. Il fatto che ricordi Neon White in realtà è un bene, perché si tratta di uno dei giochi più impressionanti visivamente di quest'anno, e soprattutto ne ho sentito parlare molto bene per la struttura aperta, dove sostanzialmente non c'è proprio una direzione narrativa da seguire, ma si può esplorare quest'isola che si chiama appunto Paradise, se non sbaglio. Non lo so, non sono un particolare amante del genere, ma ultimamente stanno uscendo parecchi di questi murder mystery su Nintendo Switch. Paradise Killer è uno di quelli più gettonati in assoluto, quindi se il genere vi interessa fateci un pensierino. 8 euro non sono pochissimi, però insomma è sempre una spesa affrontabile. Narita Boy ve l'ho consigliato 10.000 volte, è anche uno dei miei giochi preferiti dell'anno scorso, è il prezzo più basso di sempre, 6,24 euro. Attenzione, questo non è un metroidvania, ma è un action adventure a tutti gli effetti. Io quando lo iniziai a giocare pensavo si trattasse di un metroidvania, mai stato così lontano dalla verità. Non fidatevi di Metacritic, non capiscono niente. Questo è uno dei giochi più affascinanti degli ultimi anni. E allo stesso modo vi consiglio Crown Trick, questo qua verrà ricordato come l'episodio dei roguelike. Un altro roguelike che non ho provato ma che sto tenendo d'occhio da un po', perché in realtà questo qua è molto molto particolare, perché unisce un combattimento a turni alla struttura tipica dei roguelike, quindi il dungeon crawling procedurale eccetera eccetera. E il fatto che ci sia questo combattimento più tattico, più ragionato, diciamo è un contrasto molto particolare rispetto a quello che è il ritmo solito dei roguelike, che spingono insomma anche a un approccio molto diretto, frenetico, perché comunque si muore in continuazione e la partita insomma non deve avere spazio per tempi morti. Invece questo ha un'impostazione molto più ragionata e insomma potrebbe essere una bella variazione sul tema. 4,99, prezzo ottimo, e come al solito son giochi che poi se catturano ti tengono ancorato per tante ore, e quindi con una spesa minima si riesce ad avere un gioco in grado di durare anche magari più e più settimane, poi dipende quanto nerdate duro voi. Fez l'ho giocato su Steam Deck, non so bene come sia il porting su Nintendo Switch, non penso sia nulla di stracomplicato, anche perché non è che è un open world, un sandbox o cose del genere, ma è un platform piccolo piccolo, carino carino, con idea di game design geniale, ovvero si tratta di un gioco a tutti gli effetti in due dimensioni, dove però c'è la possibilità di ruotare i livelli secondo uno degli assi spaziali. Più che un platform, alla fine è un puzzle game. Non lo so, secondo me è un po' il Cool Award del XXI secolo, ma non so quanti di voi coglieranno questa citazione. Andando avanti, Loop Hero, di nuovo, ve l'ho consigliato penso anche nell'ultimo video. Si tratta di una sorta di dungeon crawler, dove però non si ha diretto controllo del protagonista, ma si può creare la strada all'interno del dungeon e quindi si sceglie il percorso di attraversamento del nostro eroe. Quindi un concept completamente fuori di testa, qualcosa che di sicuro non avete giocato fino alla nausea. Quindi se cercate qualcosa di particolare, Loop Hero, anche in questo caso, anche con questo sconto, soprattutto con questo sconto, è straconsigliato. E poi c'è Under Hero, che è un'altra di quelle scommesse che mi attirano tantissimo. Titolo che non ho avuto il piacere di giocare, ma che è stato recensito strapositivamente un po' da tutti quanti, ed è parte da un concept bellissimo, cioè inizia dove tipicamente finisce un RPG, ovvero con la sconfitta del cattivo di turno, e c'è un minion, il protagonista di questa avventura, che si ritrova a cercare gli artefatti che sono stati messi insieme dall'eroe della storia precedente per accedere al castello del cattivo, del villain, che però era il maestro, era il capo di questo scagnozzo.
E partendo da questa premessa, che è una sorta di RPG al contrario, Under Hero si sviluppa un po' a metà tra un Metroidvania e un Paper Mario, così viene descritto un po' da tutti quanti. Quindi abbiamo un'esplorazione non lineare di ambienti interconnessi, molto complicati, eccetera, eccetera, però poi dei combattimenti che ricordano quelli un po' più alla RPG light di un Paper Mario. Un titolo che mi affascina così tanto che probabilmente insieme a Huntdown è uno di quei titoli che andrò sicuramente a comprare in sconto. 4,24€, poracci, cioè veramente, meno di così è difficile spendere. Andando avanti, altro consiglione indie al 100%, buttate un occhio su Dandara o Dandara, non so dove sia l'accento, perché si tratta di un Metroidvania che secondo me è passato un po' in sordina, perché è straclassico nel level design, però propone un qualcosa che gli altri giochi non hanno mai usato, ovvero riscrive completamente il sistema di movimento, perché sostanzialmente non si può né correre né saltare, è una cosa molto particolare, perché la protagonista si può muovere soltanto di parete in parete, e quindi è una sorta di proiettile ambulante. Se siete amanti del genere dovreste provare, è un titolo che non so perché non ha ricevuto secondo me l'attenzione che meritava, è uscita anche da un bel po', infatti è uscito a febbraio del 2018, quindi si tratta diciamo di un titolo della prima generazione di Switch. Poi abbiamo anche Retro City Rampage Deluxe Plus, che penso sia la versione definitiva di questo omaggio finto old style a quello che è stato un po' la genesi Grand Theft Auto, i primi con visuale dall'alto, che però al tempo stesso omaggia tutta la storia del videogioco. Un gioco completamente fuori di testa che vi straconsiglio di provare se non l'avete mai fatto. Raramente va in sconto, tra l'altro, come ci dice Deco Deals, ed è anche uno sconto super corposo del 60%, solo 6 euro per Retro City Rampage Deluxe Plus. Ne esistono anche delle edizioni fisiche, ma purtroppo sono diventate ad appannaggio dei collezionisti. Andando avanti, vi consiglio Nights in the Woods, una delle mie prime recensioni che è comparsa qua sul canale. È un titolo di cui non sentivo parlare da tantissimo tempo e che effettivamente va in sconto molto raramente. L'ultima volta è stato in sconto un anno fa, così come a dicembre 2020 e a dicembre 2019. Night in the Woods viene scontato soltanto a Natale, quindi se avete sempre desiderato provarlo, fatelo adesso, perché se no se ne riparla fra 12 mesi. E chissà che succede nel mezzo. Un'avventura grafica molto molto bella. Trovate la mia recensione stra imbarazzante su questo canale. Poi questa volta abbiamo fatto soltanto due pagine, poracci. Di solito provo a farne un pochino di più, ma veramente erano i titoli più interessanti, erano tutti compressi tra appunto le prime pagine, e secondo me rischiamo di andare veramente troppo troppo lunghi. Potete sempre chiedermi in un altro video di continuare con i consigli, aspetto un vostro feedback. Sto vedendo intanto al volo se c'è qualcos'altro che mi sento di consigliarvi. Bug Fables, vabbè, lo faccio ogni volta, questo qua è il successore spirituale però indie di Paper Mario. Questo è un vero RPG ispirato all'epoca d'oro della serie di Paper Mario, quindi almeno fino all'episodio per GameCube, ma ci includo anche Super Paper Mario su Wii, ed è un JRPG a tutti gli effetti. E lo stile grafico è proprio quello. Abbiamo Cuphead in sconto, io però a questo punto fossi in voi prenderei l'edizione fisica se avete aspettato fino alla fine. Poi abbiamo tanti sconti già visti, bellissimi i Guacamelee, in questo caso è il secondo episodio. Aspettando che arrivi in sconto il nuovo gioco di Drinkbox Studios, che è Nobody Saves the World, che però è un action adventure di stampo action RPG. Questo invece, Guacamelee 1 e 2, sono dei Metroidvania a tutti gli effetti, bellissimi, poi con un combat system basato sulle combo geniale, e poi un'ironia veramente over the top, bellissima. Abbiamo i vari Final Fantasy, abbiamo A Hat in Time, bellissimo platform in 3D, ma questo sconto si è già visto in passato. Vediamo se in quarta pagina c'è qualcosa che mi folgora, che mi sento di consigliarvi al volo. Crix, non so cosa sia, però è il prezzo più basso di sempre, non so se volete rischiarvela. Abbiamo un super scontone per Diophil Chronicle, che però se non sbaglio è scontato anche in edizione fisica. Star Ocean, un JRPG sicuramente meno ispirato di
Tales of Vesperia, però se già avete giocato Tales of Vesperia e siete in astinenza al JRPG, mi sembra molto difficile visto quanti giochi sono usciti quest'anno su Nintendo Switch appartenenti al genere, potreste provare a dare un'occhiata a First Departure R, che sta per Remastered, ma non è che vi trovate di fronte a questo grandissimo capolavoro del genere. Se no, potreste rischiare con Rustler, che in realtà è un po' una poracciata, un po' una monnezza, infatti ha un Metacritic di 54, ma è la prima volta che viene scontato così tanto, e immaginatevelo come appunto di nuovo un retro GTA, però ambientato nei tempi medievali. Non l'ho provato in prima persona, ma se dovessi riassumere le recensioni che ho letto su questo titolo con una sola parola, probabilmente sceglierei cringe. Chissà, prima o poi qualcuno avrà il coraggio di provare Voice of Cards The Lost Isle Dragon Roars, bellissimo titolo e semplicissimo da ripetere, perché questo qua si tratta del card RPG ad opera di Yoko Taro, lo stesso di Nier Automata, che sostanzialmente nell'arco di un anno ha creato questa nuova IP e ha fatto uscire tre titoli, uno il seguito dell'altro, appartenenti alla serie. Però si tratta di un card RPG, cioè di un JRPG classico che però si gioca tutto attraverso delle carte. È super interessante il concept, la critica ne ha parlato sempre bene, ma io non conosco nessuno che ci ha giocato, anzi fatemi sapere nei commenti se voi avete avuto l'onore di provare questo titolo. Il prezzo, devo essere sincero, mi ha sempre un po' spaventato. Adesso inizia a essere molto più abbordabile, ma 18 euro sono sempre 18 euro e più o meno con 18 euro ci potete comprare tutti i giochi che abbiamo visto fino adesso e forse vi avanza anche qualcosina. E direi di chiudere con What the Golf, che però purtroppo non è il prezzo più basso di sempre, perché si è visto anche a 8 euro a gennaio dell'anno scorso. Questo qua è considerato uno dei giochi di golf più pazzi di sempre e più divertenti. Vi consiglio di recuperare un po' di gameplay in giro su YouTube, perché è un gioco... Però non guardatevi troppo, anzi guardate soltanto il trailer di presentazione, perché rischiate di rovinarvi tutte le genialate presenti all'interno di questo titolo. Non è un gioco di golf, cioè se pensate che il golf sia un gioco palloso, sono d'accordissimo, questa è proprio un'altra cosa. Il golf è solo un pretesto per mettere in scena alcune delle situazioni più assurde che vedrete mai in un videogioco. Ecco dai, chiudiamo così. Visto che si è tanto parlato di Sonic quest'anno, abbiamo il prezzo più basso di sempre per Sonic Origins, il cui prezzo base, se non sbaglio, è addirittura di 39,99. Wow, pensavo fosse di 29,99. Quindi, scontato il 50%, avete accesso ai classici giochi di Sonic usciti tanti e tanti anni or sono e riproposti più e più volte, però questa qua dovrebbe essere un po' la versione definitiva. Ha avuto, diciamo, un po' di problemi all'inizio questa collection, che credo siano stati sistemati tutti quanti con il tempo, anche se poi i super puristi ne parlano estremamente male. Non credo, anzi sono quasi sicuro al 99%, che non esista una versione fisica. Quindi se volete riscoprire questi grandi classici del passato, a 19,99 ci può stare, sono circa 5 euro a gioco, più c'è tutta una serie di bonus e contenuti aggiuntivi eccetera eccetera, che però non ricordo se vanno comprati a parte o meno. No, sicuramente sì, vedete, ci sono tutti i pacchetti aggiuntivi, per carità, non sono delle spese assurde, però insomma, Sega non è che si è comportata nel migliore dei modi per quanto riguarda questa collection. Poracci, io mi fermo qua perché sennò la cosa rischia di andare avanti per giorni interi. Fatemi sapere se questi consigli vi sono tornati utili, se comprerete qualcuno dei giochi che ho citato in questa ricognizione su Deco Deals, oppure se voi avete dei titoli da segnalare. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e non mi resta che darvi appuntamento a tra poco con un nuovo video che non so quando arriverà. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Deku, Michele Deals, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
livello della serie di Civilization.